Approfitto della bellezza della SP1 che è qui alle mie spalle, quanto bella è questa macchina, per parlarvi della nuova F8 Spider. Arriva un nuovo modello nella gamma della casa di Maranello, non si chiama F8 Tributo Spider ma si chiama solamente F8 Spider, al motore da 720 cavalli, ha sempre il telaio in alluminio, ricalca un po' quelli che sono gli schemi dell'hardtop che contraddistinguevano anche ovviamente la 488 e la 488 pista, ma evolve ovviamente nella parte di guida con il nuovo Ferrari Dynamic Enhancer, ovviamente con il nuovo motore da 720 cavalli e 770 Nm di coppia massima, che caratterizza ovviamente la performance anche della F8 Tributo. Tanta potenza, tanta coppia, trazione ovviamente solamente sull'asse posteriore, perché quella integrale sarà invece la SF90 stradale, integrale con i motori elettrici. Una vettura che è molto bella dal punto di vista estetico, anche qui secondo me Flavio Manzoni ha fatto veramente un grande lavoro, in particolar modo nella zona di coda, con il tema manta, almeno questo è quello che hanno voluto esprimere all'interno del design di questa nuova vettura, nella zona posteriore con una linea molto filante e che permette a questa F8 Spider di evolvere quelli che sono dei concetti di stile che Ferrari porta avanti nelle cabrio 8 cilindri dal 1977 con la 308 GTS, macchina che fino a 45 all'ora si può aprire e chiudere in 14 secondi con questo hardtop di alluminio che si apre e si chiude appunto molto velocemente, con un movimento tra l'altro molto elegante. Vettura che va a sostituire la 488 Spider, portando con sé delle prestazioni che sono pazzesche, perché fa da 0 a 102 secondi a 9, da 0 a 200 in 8 secondi e 2 340 km orari di velocità massima, per anche tra l'altro una guidabilità che è assicurata da un peso di soli 1400 kg, per cui siamo a 70 kg in più circa rispetto alla variante coupé. Ci sono anche gli interni ovviamente che sono evoluti rispetto a quelli della F8 Tributo, ci sono tanti altri elementi che hanno permesso a questa vettura di viaggiare nel futuro, a partire anche ovviamente dal software di dinamica, come vi dicevo prima, il Ferrari Dynamic Enhancer 6.1, quindi la nuova variante che coordina tutto il coordinabile per quanto riguarda sospensioni, sterzo, acceleratore, motore, tutto e quant'altro, per permettere a questa macchina di essere straguidabile ma allo stesso tempo anche estrema nelle sensazioni di guida che è in grado di assicurare, nonostante il fatto di poter anche farvi viaggiare con il vento tra i capelli. Quindi macchina ovviamente speciale, con delle caratteristiche tipiche Ferrari per quanto riguarda la distribuzione dei pesi, con un 41,5 davanti e 58,5 dietro, con uno sterzo molto preciso, dovrebbe rimanere praticamente identico a quello della F8 Tributo, quindi uno sterzo molto preciso, una bella trazione, una bella agilità tra le curve come avete visto nella mia prova dinamica, e appunto un motore che nonostante non abbia il suono pungente del vuoto aspirato però spinge forte e comunque ha una voce piuttosto interessante anche ai bassi regimi, ma anche quando si va a spingere forte, anche grazie all'abbinamento con questo cambio che assicura delle cambiate pam 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 molto precise, molto veloci, anch'esse pensate per dare quella sensazione, quel feeling sportivo che magari si è perso passando dal manuale ai doppie frizioni, però di fatto il doppio frizione assicura ovviamente delle prestazioni che sono nettamente superiori. F8 Spider, di cui in questo momento non conosciamo il prezzo, magari ve lo diciamo più tardi quando faremo un secondo video su automoto.it in cui parleremo della vettura nel suo completo. F8 Spider quindi che condivide moltissimo con la F8 Tributo, a partire da questo nuovo motore biturbo da 720 cavalli che eredita molte soluzioni della pista, pur portando con sé una nuova omologazione, un nuovo filtro antiparticolato, alcuni elementi leggermente diversi all'interno, che però non sacrificano nulla alla voce prestazioni, visto e considerato che appunto gira fino a 8000 giri, assicurando tutta la performance che serve per farla andare forte e per farvi divertire al massimo. Fatemi sapere cosa ne pensate della nuova F8 Spider, spero più tardi di farvi vedere su automoto.it com'è fatta veramente la vettura dal vivo. Nel frattempo vi ringrazio per il tempo che mi dedicate, ovviamente viva la passione per l'auto e full gas sempre dove possibile, viva la Monza SP1 che è bellissima, top!